Ripartiamo dalla definizione numero di Mach che abbiamo visto nella lezione del sistema. Il numero di Mach abbiamo visto che è definito con il rapporto fra la velocità e la velocità di propagazione delle perturbazioni del nostro sistema, che abbiamo visto coincide sostanzialmente con la velocità del suono. Vogliamo ricavare un'espressione generale per la velocità del suono, per la velocità di propagazione delle perturbazioni. Per farlo consideriamo questo sistema. Immaginiamo di avere a che fare con del fluido che per esempio con dei fluidi di una tubazione. Anzi, innanzitutto immaginiamo che il nostro sistema sia in condizioni di quiete, caratterizzate da una densità P, una pressione P e una densità ρ. Adesso, per effetto di una perturbazione che nasce in una sezione, per effetto della manovra di un pistone che per esempio è collocato in una certa posizione e che inizia a muoversi con un'assegnata velocità del V, nasce una perturbazione che dà luogo a un incremento di pressione dal valore P al valore più del P e di densità dal valore ρ al valore ρ più del ρ. Questa perturbazione si propaga attraverso un fronte che si muove con una certa celerità C che vogliamo determinare. Al fine di determinare questa celerità consideriamo un volume di controllo a cavallo del fronte d'onda, quindi prendiamo il nostro sistema e consideriamo un volume di controllo a cavallo del fronte d'onda, volume di controllo che si muove con la stessa velocità della perturbazione, quindi che si muove con velocità C. Rispetto a questo volume di controllo che si muove con velocità C, poiché a monte della perturbazione la velocità è dv, quella del pistone, mentre a valle del fronte, il fluido è inquiete, abbiamo che questa interfaccia si muove con velocità c meno dv, mentre questa interfaccia si muove con velocità c rispetto al mio volume di controllo che è solidale al fronte d'onda. Possiamo allora applicare il bilancio di massa, possiamo applicare un bilancio di massa a questo volume di controllo. Il bilancio di massa che andiamo ad applicare a questo volume di controllo sostanzialmente mi dice che la portata massica entrante in questo volume di controllo deve essere uguale alla portata massica uscente. Allora, attraverso questa interfaccia di monte, io ho una densità che è ρ più del ρ, un'area che ha e una velocità che è c meno del v. Mentre attraverso quest'altra interfaccia, questa di valle, diciamo così, io ho una portata massica che è ρ per A per C. Questo ovviamente mi permette immediatamente di scrivere, semplificando la A tra le due, chiaramente ho ρ per C meno ρ per dv più C del ρ meno del ρ del V è uguale a ρ per C. Ho ρ per C da tutti e due i lati, quindi posso semplificare. Il termine del ρ per del V è trascurabile rispetto agli altri in quanto è un infinitesimo del secondo ordine, un prodotto di infinitesimi, e pertanto arrivo a scrivere C per del ρ meno ρ per del V è uguale a 0. Okay.
questa è la mia prima relazione che rappresenta il mio bilancio di massa. Diciamocela come relazione 1 perché ci servirà dopo. Adesso, come abbiamo fatto il bilancio di massa, andiamo a fare il bilancio di quantità di moto relativamente al mio volumetto di controllo a cavallo del fronte d'onda. Questo bilancio di quantità di moto si scrive sostanzialmente in questa maniera: la forza, la sommatoria delle forze che vado ad applicare a questo volume di controllo è pari alla variazione di quantità di moto rispetto al tempo, alla dequantità di moto rispetto al tempo. Ora, trascurando le forze di massa rispetto alle forze di superficie, perché io sto considerando un volumetto infinitesimo e quindi la forza di massa posso ammettere che sia trascurabile rispetto a quelle che sono le forze di superficie, la forza, la sommatoria delle forze di superficie che agiscono su questo volumetto sono la somma delle due forze di, dovute alle pressioni che ho a monte e a valle del volumetto. Quindi mi trovo P più dp moltiplicato A meno P per A, e questa è la forza, è uguale alla variazione di quantità di moto. Variazione di quantità di moto che scrivo sostanzialmente così: scrivo rho per C per A, che moltiplica la differenza delle velocità, quindi C meno C meno dp, ok, è il mio d quantità di moto in dt. Allora, andando a semplificare, ovviamente ottengo immediatamente dp per A al primo membro è uguale ovviamente a rho c al quadrato per A meno rho c al quadrato per A meno rho c al quadrato per A più, perché questo è un meno, questo è un meno, quindi più rho c A per B. Ovviamente l'A può essere semplificata dappertutto. Ovviamente questi due termini sono uguali e contrari. In definitiva si ricava, del P è uguale a rho per C per dp. Mettiamo la relazione 2 e che rappresenta il bilancio di quantità di moto. Ora, io sono particolarmente sfortunato perché normalmente becco le aule che stanno in prossimità dei bagni con gli asciugatori automatici e qualcuno ha pensato, ho fatto questa roba, diciamo, funzionalmente non andava bene vicino a un'aula. Comunque, attesa questa cosa, abbiamo la relazione 1 che rappresenta il nostro bilancio di massa, la relazione 2 che rappresenta il nostro bilancio di quantità di moto relativamente al mio volume di controllo che si muove a cavallo del mio fronte d'onda. Ora, dalla relazione 1 io posso ricavarmi il dB. Facciamo la giusta. A questo punto cancelliamo le relazioni che non ci servono. Dalla relazione 1 io mi vado a ricavare dv, dv che mi compare la relazione 1. Quindi la relazione 1 io scrivo che dv è uguale a c che moltiplica del rho su rho. Vediamo? Ora questa quantità io la posso andare a sostituire nella relazione 2, che quindi diventa dv è uguale a rho per c, quindi rho c quadro, del rho su rho, che quindi posso andare a semplificare,
e pertanto ricavo dp è uguale a c al quadrato per del rho. Ottengo pertanto una prima relazione per la velocità di avanzamento del mio fronte d'onda, che magari ci andiamo a descrivere qua, che è c al quadrato è uguale a dp su del rho. Chiamiamocela relazione numero 3. E questa relazione numero 3 rappresenta in forma generale, quella che è la mia velocità di avanzamento del fronte d'onda. Ora, questa espressione generale, che se volete potete esplicitare quindi con C uguale alla radice di dp su del rho, può essere opportunamente specializzata a seconda del fluido del quale stiamo parlando. Quindi, per esempio, se parliamo di un liquido, nel caso di liquidi, noi sappiamo che in generale i processi, possono essere sempre considerati come isotermi, in quanto la propagazione di questo fronte d'onda non implica significative variazioni della densità e soprattutto la temperatura. Allora, nel caso di un liquido, allora risulta abbastanza semplice andare ad esprimere questa celerità, perché noi per quanto riguarda un liquido sappiamo che vale la relazione del rho su rho è uguale a dp su K, dove questa è la K greca, no? Che è il mio modulo di comprimibilità, okay? Che abbiamo definito probabilmente nella prima lezione, okay? Quindi del rho su rho è uguale a dp su K con K modulo di comprimibilità. Da questa è immediato ricavare la mia celerità, in quanto da questa relazione posso immediatamente scrivere dp su del rho, perché da questa io ho dp su del rho, dp su del rho è uguale a rho dp su del rho è uguale a k diviso rho. E pertanto, per quanto riguarda un liquido, io posso scrivere che la celerità di propagazione delle perturbazioni è uguale al rapporto fra il modulo di comprimibilità e la densità. Possiamo fare un esempio e calcolare quindi la celerità di propagazione delle perturbazioni, per esempio per l'acqua. A temperatura e pressione ambiente, noi abbiamo un modulo di comprimibilità che è uguale a 2.01 per 10 alla nona newton al metro quadro, mentre abbiamo una densità rho che è circa 1000 kg al metro cubo. Questo ci consente ovviamente immediatamente di calcolare la celerità di propagazione delle perturbazioni attraverso questa relazione. Abbiamo pertanto C uguale a radice di K diviso rho, che sostituendo i valori ci porta a un risultato di 1450 circa metri al secondo, che è la velocità di propagazione del suono in acqua in condizioni ordinarie, no? Per cui le perturbazioni all'interno della vita dell'acqua si muovono a circa 1450 metri al secondo. Le onde sonore si muovono a circa 1450 metri al secondo. Ora, vediamo invece un'altra situazione, diciamo così, un pochino più estrema. Quindi invece di considerare un liquido, consideriamo un gas perfetto, un gas ideale. Perché in realtà anche per i gas ideali accade qualcosa di simile.
Perché? Perché in realtà anche nei gas ideali il passaggio di onda sonora di piccola entità, perché io qua ovviamente mi sto riferendo a perturbazioni, a piccole perturbazioni, non produce significative variazioni di pressione e temperatura. Pertanto noi immagineremo che il tutto non può, noi immagineremo che il processo, non portando a significative variazioni di temperatura e quant'altro, possa essere considerato anche un processo di tipo adiabatico. Se il nostro processo è di tipo adiabatico, allora posso scrivere un paio di cose. La scegliamo qui. E possiamo scrivere che ovviamente nel caso di un processo adiabatico noi sappiamo che vale P su rho elevato a K uguale a costante, che è l'equazione di stato che rappresenta un processo adiabatico. È la relazione tra pressione e densità che rappresenta un processo adiabatico. Laddove fate attenzione che questa K latina, non la K greca che ho rappresentato prima, lo zero prima, rappresenta il rapporto fra i calori specifici a pressione e volume costante. Attenzione alla confusione dei simboli, perché prima ho usato la K greca per il modulo di convivibilità, poi usato la K latina per rappresentare il rapporto fra i calori specifici a pressione e volume costante. Allora, Io sostanzialmente che cosa posso andare a scrivere? Andiamo a scrivere, differenziando questa relazione, andiamo a scrivere che dp su p è uguale a k del rho su rho. Mentre ovviamente vale anche, visto che non ci sono significative variazioni di temperatura, dp sul modulo di convivibilità, e poi sulla K greca del modulo di convivibilità, è uguale a del rho su rho. Pertanto posso fare una identificazione fra le due relazioni, dove la prima si ottiene differenziando questa relazione, mentre la seconda è la definizione del modulo di convivibilità, considerando che poi le variazioni di volume sono dovute solo a variazioni di pressione, visto che abbiamo detto che ci sono che non ci sono significative variazioni di temperatura. Otteniamo da queste due relazioni immediatamente la relazione che ci dice che il modulo di convivibilità deve essere uguale al rapporto K fra i calori specifici moltiplicato la pressione, cosa che ci dice anche che per un gas ideale il modulo di convivibilità non è una costante ma dipende dalla pressione. Okay? Quindi nel caso di un gas ideale, per esempio per l'aria, dove il rapporto fra i calori specifici è 1.4, noi sappiamo che il modulo di convivibilità a questo punto cresce con la pressione e vale 1.4 per la pressione. Okay? Ora, a questo punto, da questa relazione possiamo andarci a ricavare la cifra di propagazione delle perturbazioni, per quanto riguarda un gas ideale, perché scriviamo sempre C è uguale a radice di dp del rho è uguale da questa relazione alla radice di k modulo di convivibilità su rho, che è uguale quindi alla radice di k per p rapporto tra i valori specifici diviso rho, e al posto della pressione possiamo sostituire l'equazione di stato dei gas ideali p è uguale a rho per r per t, che ci porta a scrivere radice di k volte rho
RT diviso Rho, semplificando la cosa, otteniamo la radice di KO RT. E pertanto ricaviamo che per un gas ideale vale la relazione C e 1 a radice di KO RT. Ok, che è la relazione che abbiamo utilizzato nella lezione precedente, anche senza dimostrarla. Adesso abbiamo dimostrato che per un gas ideale la celerità di propagazione delle perturbazioni si scrive con la radice di K per R per T, dove K è il rapporto tra i calori specifici a pressione e volume costante, R è la costante di stato dei gas ideali e T è la temperatura, cosa che a questo punto ci consente in generale di calcolare il numero di Mach, perché siamo in grado di esprimere la, anche la celerità. Questo ci consente per esempio di calcolare la celerità di propagazione delle perturbazioni per gas che possono essere approssimati a gas ideali, ad esempio per l'aria. Ad esempio l'aria a 20 gradi centigradi, sappiamo che per l'aria possiamo assumere K uguale a 1.4 e pertanto possiamo andare a calcolare la celerità che è uguale alla radice di K moltiplicato RT. Al posto di K ci mettiamo 1.4, al posto di T ci mettiamo 273 più 20 perché ovviamente dobbiamo esprimere in gradi Kelvin, al posto di R ci mettiamo il valore della costante di stato dei gas ideali, otteniamo il valore di 343 metri al secondo, che rappresenta la velocità di propagazione del suono in aria alla temperatura di 20 gradi centigradi e quindi in condizioni. E quindi consideriamo. Ovviamente il tutto fa riferimento, come dicevo prima, a processi di tipo adiabatico, ma del resto diciamo è a questi che ci stiamo riferendo in questo discorso. Ci siamo? Ok. Questa me la segno un attimo come relazione 5 perché poi ci tornerà utile. Allora, a questo punto, avendo la valutazione di quella che è la celerità di propagazione delle perturbazioni, possiamo cominciare a studiare in maniera più compiuta il problema che al quale abbiamo accennato la volta precedente, quindi il problema più in generale del moto permanente unidimensionale di un fluido. E faremo riferimento, almeno per questa lezione e per la prossima, a condizioni isoentropiche, cioè a condizioni che siano contemporaneamente adiabatiche e reversibili. Il fatto che sto considerando condizioni isoentropiche, ovvero il fatto che sto considerando un processo reversibile, mi dice che di fatto in questi processi sto trascurando quello che è l'effetto delle dissipazioni, quindi delle resistenze al moto. I ragionamenti che faremo saranno pertanto fondamentalmente applicabili a situazioni nelle quali lavoreremo con gas e anche relativamente rarefatti e per tratti diciamo relativamente brevi. Come vedremo, l'applicazione fondamentale di questo discorso è quella relativa ai cosiddetti ugelli, cioè a patati che servono ad accelerare un fluido e che hanno applicazioni per esempio nelle macchine di tubo gas, nelle turbine, insomma quanto. Quindi abbiamo tutta una serie di problemi. Sostanzialmente analizzeremo questo problema al fine di comprendere innanzitutto quello che è il comportamento degli ugelli e quindi cercheremo di capire come facciamo ad accelerare un gas, un fluido che poi sarà di norma un gas, da velocità zero, da condizioni di stagno iniziali, fino a portarlo a una certa velocità che ci serve per le applicazioni. Allora, quindi abbiamo detto, consideriamo moto permanente
monodimensionale e ci mettiamo in condizioni isoentropiche. Ovviamente, visto che stiamo parlando di un modo permanente, in questo modo permanente noi sappiamo che è monodimensionale, sappiamo che sezione per sezione la portata massica si deve mantenere costante, perché questo è quello che mi dice l'equazione di conservazione della massa. Pertanto la portata massica Qm, che si scrive con il prodotto la densità per la sezione per la velocità media di portata, è una costante. Ok? Allora, a questo punto differenziamo questa relazione, no? Facciamo il differenziale di questa relazione. Il differenziale di questa relazione si scrive del ρ moltiplicato a moltiplicato b più ρ moltiplicato de a moltiplicato b più ρ a moltiplicato de b uguale a 0. Io ho fatto il differenziale di una costante 0. Ok? Adesso dividiamo la relazione che abbiamo appena ricavato per ρ per a per b. Ok? Quindi dividiamo tutto quanto per ρ a b. Otteniamo del ρ diviso ρ più de a diviso a più de b diviso b uguale. E mi riquadro come relazione 6, me la conservo come relazione 6 perché mi serve per dopo, e che rappresenta il principio di conservazione della massa. No, io che cosa ho fatto? Sono partito dallo scrivere il principio di conservazione della massa, ho detto che la portata massica è costante 0 per sezione. Attenzione che in questo discorso ho introdotto l'isoentropicità del processo, ho usato solamente il fatto che il moto è un moto monodimensionale ed è un moto permanente, quindi a portata massica costante. Che cosa ho fatto? Ho scritto la relazione che mi dice quindi ρ per a per b è una costante. Ho fatto una manipolazione di questa relazione perché l'ho differenziata, ho poi diviso tutto per ρ a b e ho ottenuto questa relazione che rappresenta relazione 6, che rappresenta ancora una volta il bilancio di massa. Attenzione, perché tutti i discorsi che stiamo facendo, come noterete, che purtroppo sono abbastanza, ecco, comportano una serie di manipolazioni che sembrano anche abbastanza articolate, macchinose. In realtà noi poi alla fine andiamo a applicare, come al solito, sempre i nostri principi di conservazione, no? Io per determinare la celerità sopra ho applicato un bilancio di massa e un bilancio di qualità di moto. Adesso ho applicato il bilancio di massa e a questo processo andrò ad applicare il bilancio di energia, andrò ad applicare il principio di conservazione dell'energia. Okay? Quindi questa relazione viene dal principio di conservazione della massa, andiamo a ricavare un'altra relazione dal principio di conservazione dell'energia. Il principio di conservazione dell'energia, assumendo che non ci siano sensibili variazioni di quota, quindi che io possa trascurare l'energia potenziale in tutto il processo, si può scrivere come l'entalpia più l'energia cinetica è uguale a una costante. No, perché io che cosa scrivo in questa mia corrente quasi monodimensionale, in questo flusso isoentropico? Io scrivo che sezione per sezione si conserva la quantità entalpia più la quantità di quattro mezzi, perché io scrivo l'energia interna più P su ρ più V quattro mezzi è uguale a una costante. In questo discorso ho detto, ho trascurato quelle che sono le variazioni di energia potenziale, perché mi sto riferendo a sistemi nei quali non ho significative variazioni di quota, e questo è proprio il caso del discorso che ho fatto all'inizio, cioè il discorso del caso di Eugenio, cioè sistemi di piccole dimensioni, tronchi corti, nei quali non posso avere significative variazioni di quota. Inoltre tronchi corti nei quali le dissipazioni non possono agire tanto e quindi io le posso trascurare.
In questi sistemi il principio di conservazione dell'energia si scrive in questa maniera. Posso differenziare questa relazione come al solito, facciamo il differenziale di questa relazione e otteniamo dE più 2V, V dE V è uguale a 0. Me la riguardo e me la conservo come la relazione 7. Adesso io adesso per ora non ho ancora applicato di fatto che il mio moto è isoentropico, se non nel fatto che ho trascurato le dissipazioni e il bilancio di energia. Adesso, nel caso di un moto isoentropico, io posso scrivere che la temperatura per la variazione di entropia è uguale alla variazione di entalpia meno W per dP, dove W è il volume specifico, è l'inverso della densità, quella quantità W è 1 su rho, ve la scrivo così perché a corsi termodinamica potreste averla scritta in quest'altra forma, che è uguale a 0 ovviamente questa cosa, perché? Perché la mia variazione di entropia è 0 visto che sto considerando un processo isentropico. Okay. Noi sappiamo che la temperatura per la variazione di entropia è uguale alla variazione di entalpia meno il volume specifico per dP, ma poiché il mio processo è isoentropico, la variazione di entropia è 0 e pertanto vale dH meno W per dP uguale a 0, che mi porta quindi a scrivere che la variazione di entalpia dH è uguale a W per dP, cioè è uguale, guarda un po', a dP diviso dR. Ma chi è dP diviso dR? E C quadro. Quindi ricordiamocelo questo fatto, perché questo ci torna molto 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 utile dopo un attimo. Bene, sostituiamo questa relazione che ci dà la variazione di entalpia. Io ho trovato che dH è uguale a dP diviso del rho. La vado a sostituire nella relazione 7, quella che sta là, quella che esprimeva il bilancio di energia. Ottengo dP su dR. Questo è dP su rho. Però un attimo arriva la relazione. Allora, ottengo dP su rho più V dV è uguale a 0. Eccola qua. La mia relazione 8, che poi può essere, che poi mi consente di ricavare la variazione di velocità dV, che è dP è uguale a meno dP diviso rho per dP. Chiamiamola relazione. Bene, a questo punto prendiamo questa relazione 9 che ho ottenuto dalla 8, no? Ho ricavato la dP. Ripeto che cosa ho fatto. Ho scritto il bilancio di energia, l'ho semplicemente differenziato, poi ho considerato il mio processo isentropico, ho ricavato la variazione di entalpia che quindi è pari a dP su rho, ho sostituito questa nel bilancio di energia, da questo ho ricavato la variazione dV. Questa mi consente di ricavare la variazione di velocità dV che vado a sostituire dentro questa relazione 6. Che cosa ottengo? Ottengo un po' di spazio così ce la ricaviamo in questa parte della lavagna.
Vediamo un attimo che cosa ottengo, perché vado a sostituire la relazione 9 dentro la relazione 6. Ottengo del rho su rho più di a su a. A questo punto, al posto di B, scrivo meno del P diviso rho al quadrato uguale a 0, che mi consente di ricavare la dA su A, e ottengo che dA su A è uguale a dP su rho che moltiplica 1 su pi quadro meno del rho su dP. Del rho su dP che per la relazione 3 è 1 su c quadro. Pertanto questo si scrive dP su del rho, dP su rho, che moltiplica 1 su pi quadro meno 1 su c quadro. Che mi consente allora di scrivere dP su rho di quadro, effetto di anzi di quadro, 1 meno di quadro su c quadro è uguale a dP diviso rho per di quadro per 1 meno il numero di Mach. Allora, ricapitoliamo un attimo senza farci impressionare da quelle che sono le manipolazioni. La relazione 6 rappresenta il bilancio di massa per la mia corrente di fluido. La relazione 9 è stata ricavata invece dal bilancio energetico, tenendo conto che il processo è isoentropico. Ho sostituito la relazione 9, che deriva dal bilancio energetico, dentro l'equazione 6 che rappresenta il bilancio di massa. Quindi ho sostituito la conservazione energetica con la conservazione della massa. Ho ricavato una relazione che adesso ci andiamo a riscrivere, che mi dice, che mi lega dA su A a dP su rho b quadro per 1 meno il numero di Mach al quadrato. Ok, che mi consentirete di chiamare prima legge delle aree, ok? E me la indico come relazione numero 10 del mio processo, ok? Facciamo attenzione un attimo a questa relazione, che poi esamineremo un attimo più in dettaglio. Però fate attenzione al fatto che la quantità rho b al quadrato è una quantità intrinsecamente positiva. Allora, questa relazione mi permette di capire che relazione c'è fra il segno di dA e il segno di dP. Immaginate di avere un condotto divergente. No, in un condotto divergente il dA è positivo. Bene, in questo condotto divergente, se il mio moto è subsonico, vale a dire che il numero di Mach è minore di 1, ovviamente tutta questa quantità è positiva. Quindi se il dA è positivo, il dP è positivo, vale a dire che in un divergente in modo subsonico la pressione aumenta, in un divergente in modo supersonico la pressione diminuisce. Quindi, come vedete, questa relazione, che è stata ricavata dal bilancio di massa e dal bilancio di energia in modo isoentropico, mi permette di dire che in condizioni isoentropiche in un divergente, se il mio moto è subsonico la pressione aumenta,
Se il mio moto è supersonico, la pressione diminuisce. Viceversa, in un convergente, no? In un convergente, nel quale DA è negativo, ovviamente, se il mio moto è subsonico, la pressione diminuisce, se il mio moto è supersonico, la pressione aumenta. Ora, possiamo ricavare ancora qualche altra interessante relazione da questo discorso. Perché? Perché? Perché se riprendiamo un attimo quella che ho chiamato relazione 8, no, la vedete là sopra, cancelliamo un attimo questo perché abbiamo bisogno, anzi, possiamo andare a riscrivere qua sotto, tanto queste le abbiamo già utilizzate, ci sono chiare. Bene, da quella che ho chiamato relazione 8, io posso ricavare la quantità rho per v. Ok, e posso scrivere che la quantità rho per v è uguale a meno dt diviso dv. Ok, ma quella relazione 8 io ricavo la quantità rho per v. Ora, questa quantità rho per v che ho ricavato la relazione 8 me la vado a sostituire alla prima legge delle aree, quella relazione 10 che ho ricavato là sopra, e che cosa ottengo? Ottengo che dA su A è uguale a meno dV su V e moltiplica 1 meno il numero di Mach al quadrato. Ok, relazione che mi consentirete di indicare come relazione 11. Allora, adesso concentriamoci su queste relazioni 10 e 11, ok? Anzi, magari a questo punto ci andiamo a fare un po' di pulizia, ce le riscriviamo e cerchiamo un attimo di capire che cosa rappresentano queste leggi delle aree, come le ho chiamate. Rischiamocelo un attimo insieme, la 10 e la 11. E A qua è uguale a dp su rho di quadro, che moltiplica 1 meno il numero di Mach al quadrato. E ancora, dA su A, queste sono la stessa relazione, no? Salvo che ci ho fatto due manipolazioni diverse, una volta per farci uscire di più, una volta per farci uscire di più. Dp su b, 1 meno il numero di Mach al quadrato. Allora, cerchiamo un attimo di capire bene cosa rappresentano e che implicazioni hanno queste relazioni. Consideriamo un moto subsonico. Il moto subsonico è caratterizzato da un numero di Mach minore di 1. In un moto subsonico caratterizzato da, quindi da un numero di Mach minore di 1, che cosa succede? Accade che dalla seconda di quelle relazioni posso scrivere che dA su dV è minore di 0. Invece in moto supersonico quindi caratterizzato numero di Mach maggiore di 1, o dA su dV maggiore di 0, in modo sonico
quindi caratterizzato il numero di Mach uguale a 1, ovvero su debi uguale a 0. Allora, proviamo a tirare fuori, proviamo a sintetizzare il nostro risultato. Se considero un condotto convergente, in un condotto convergente, che cosa ho? Se sto in moto subsonico, se sto in moto subsonico, dA e dV hanno segni opposti. Allora, in questo convergente dA è negativo e quindi dV è positivo. Vale a dire che in un condotto convergente io ho un incremento della velocità e una diminuzione della pressione in condizioni subsoniche. Quindi, in modo subsonico, in un condotto convergente, il mio fluido accelera e la sua pressione diminuisce. Se invece sto in modo supersonico, in questo convergente la velocità diminuisce e la pressione aumenta. Ok? Quindi in modo supersonico la pressione diminuisce e la velocità aumenta. Bene, questa cosa, ma la terza relazione mi dice anche un'altra cosa. Mi dice che il passaggio da un modo subsonico a un modo supersonico può avvenire solamente in un caso. Può avvenire solamente se il mio dA è uguale a 0. Vale a dire che il passaggio da un modo subsonico a un modo supersonico può avvenire, come si dice, soltanto in una gola. Può avvenire solamente quando, in una situazione nella quale il mio dA è uguale a 0. Cioè passo da un condotto convergente a un condotto divergente. Questo ragionamento è quello che sta dietro al cosiddetto gelo di De La Valle, che è un sistema che viene utilizzato per accelerare un fluido da condizioni quiete fino a condizioni supersoniche. Che proviamo un attimo a comprendere. Gelo della valle sostanzialmente è un sistema fatto in questa maniera. Sistema costituito da un condotto convergente seguito da un condotto divergente. Che cosa succede? Succede che partendo da monte, da condizioni di velocità molto basse, al limite da condizioni quiete, no? Visto che il mio moto è isotropico, nel serbatoio che sta a monte, immagino che ci sarà, a questo punto ci sarà la pressione di stagno, la temperatura di stagno, la densità di stagno, ci sono le caratteristiche di stagno, perché so che in un modo isotropico le grandezze di stagno restano costanti tutto il processo. Che cosa succede? Succede che il mio fluido che parte a condizioni quiete sta quindi a numeri di Mach minore di 1, sta in condizioni subsoniche. Ora, essendo in condizioni subsoniche, che fa? Il mio fluido accelera. Ora, se il gelo è opportunamente dimensionato, e capiremo poi meglio che cosa vuol dire, nella sezione di gola, il numero di Mach può arrivare a 1.
Questa cosa è possibile solamente se appunto oggetti opportunamente dimensionati e quant'altro. Una volta che io sono arrivato a un numero di Mach uguale a 1 in questa sezione, per poter ulteriormente accelerare il fluido, visto che a questo punto sto in condizioni supersoniche, il mio ugello deve cambiare di forma e da convergente deve diventare divergente, altrimenti non posso ulteriormente accelerare il fluido. Allora che cosa succede? Succede che l'ugello divergente in questa seconda parte continua ad accelerare il fluido in condizioni supersoniche e quindi mi permette di raggiungere le desiderate velocità in condizioni supersoniche. Domanda: ma perché, nonostante la legge delle aree, diciamo, io posso, diciamo, devo per forza usare l'ugello di Delamalle, devo per forza usare un ugello convergente e divergente per arrivare a condizioni supersoniche? Tu mi hai detto che questa prima parte dell'ugello fa sì che io in questa sezione arrivi a condizioni soniche, no? Allora io faccio così: invece di fare l'ugello di Delamalle, qua arrivo a condizioni soniche, allora li faccio così. Io continuo il mio convergente, lo allungo, no? Se qua arrivo a condizioni soniche, io mo sto ulteriormente stringendo, non devo andare, non dovrei arrivare a condizioni supersoniche. Bene, la legge delle aree, cioè la conservazione della massa, la conservazione delle energie, mi dicono che questo è impossibile. Che cosa succede in una condizione del genere? Se io in questa sezione inizialmente raggiungevo condizioni soniche, succede solamente questo: succede che le condizioni soniche che inizialmente venivano raggiunte in questa sezione adesso vengono raggiunte in questa. Cioè di fatto sposto semplicemente in avanti il punto nel quale raggiungo le condizioni soniche, ma come un convergente non posso andare oltre le condizioni soniche. Ok? Quindi teniamo conto di questo fatto. La legge delle aree, cioè la conservazione della massa e la conservazione dell'energia, che ci siamo scritti là sopra e che saranno la guida per molte cose che dobbiamo comprendere bene più avanti, ci dicono che di fatto per raggiungere le condizioni soniche basta un ugello convergente, ma per superare le condizioni soniche abbiamo necessità di un ugello convergente divergente. In norma, come dicevo, il termine ugello in generale si intende un sistema, un condotto che serve ad accelerare un fluido, perché per tutta una serie di applicazioni noi abbiamo bisogno di accelerare il nostro fluido fino a prefissate velocità. In particolare, per far funzionare per esempio una turbina tubo gas e quant'altro, ci occorre che sparare questa corrente di fluido sulla nostra turbina ad elevate velocità. Perché? Perché alzando la velocità io aumento il flusso di quantità di moto, quindi aumento la spinta idrodinamica e quindi riesco di fatto a conseguire una maggior potenza prodotta dal mio sistema. Bene, ma per realizzare questa cosa, ovviamente ho bisogno di un sistema che mi acceleri il flusso. Bene, abbiamo visto che finché siamo in condizioni subsoniche, per accelerare un flusso ho necessità di un convergente. Ma il convergente non serve quando arrivo al numero di Mach uguale a 1, perché quando arrivo al numero di Mach uguale a 1 basta così, non lo posso superare fin tanto che sono in convergente. Per poter accelerare ulteriormente il mio flusso ho necessità di cambiare la forma dell'ugello e quindi di aggiungere un divergente. Questo è il motivo per il quale noi di fatto nella lezione di oggi e nella successiva, nello studio degli ugelli, studieremo sostanzialmente solamente due forme. Oggi studieremo la forma di ugello convergente, quindi di un sistema che mi consente di portare un fluido fino a condizioni soniche al limite. Nella prossima lezione poi studieremo quello che è l'ugello di Delamalle, l'ugello convergente e divergente, che mi permette di portare il mio fluido a condizioni supersoniche, qualunque esse siano,
ovviamente se opportunamente progettato, perché vi rendete conto che non è che qualsiasi sistema convergente e divergente mi porta un fluido a condizioni supersoniche. Se ripensate a una delle applicazioni che abbiamo fatto nell'ambito del corso, per esempio al venturimetro per condotte, no? Il venturimetro per condotte, che è un sistema che si usa per misurare la velocità, no? È un sistema nel quale ho un convergente, una gola e un diffusore. Però di norma non è che una corrente liquida, per esempio, ma anche di gas all'interno di un venturimetro raggiunge solo le condizioni supersoniche. Non è che viene accettato a condizioni supersoniche. Il problema qual è? Il problema è che evidentemente il convergente non mi porta fino al numero di Mach 1, chiaramente. Pertanto io raggiungo un certo numero di Mach, che è minore di 1, arrivo nella gola in condizioni ancora subsoniche, a quel punto poi mi trovo il divergente e il mio fluido rallenta nuovamente, perché sto sempre in condizioni subsoniche e quindi continuo a restare in condizioni subsoniche, ho il mio divergente, ho il mio diffusore, la mia corrente rallenta di nuovo, non accende il termine. Affinché l'ugello possa funzionare e portarmi a condizioni supersoniche, ovviamente devo fare in modo da avere condizioni cosiddette transoniche nella gola, cioè il tratto convergente deve portarmi fino a condizioni supersoniche. Va bene. Ci sono domande su questo? Vorrei solamente farvi notare che tutto il discorso è al solito basato su bilanci di energia. Mi rendo conto che i passaggi qualche volta possono sembrare un po' macchinosi, no? E poi alla fine, se volete, ho fatto sempre le stesse operazioni, ho scritto i bilanci, ho differenziato le relazioni e poi magari le ho sostituite una dentro l'altra, ho fatto, diciamo, le operazioni anche che sembravano magari senza senso, ma che servivano a portarmi a certi risultati. Ma tenete conto che con questi risultati poi alla fine sono quelli che vengono fuori dal bilancio di massa, bilancio di quantità di moto, bilancio di energia, come abbiamo visto qua, e che mi consente di ottenere questi risultati. In particolare le leggi delle aree, quelle che abbiamo ricavato là, mi consentono di studiare quindi il comportamento isoentropico di condotti convergenti e divergenti, e quindi sono alla base della comprensione di quello che è il comportamento degli uccelli. Va bene, fermiamoci 5 minuti e poi...